per questa urca, ma ci credete? Siamo arrivati alla decima puntata di questa serie dedicata all'uso del nero, perché giustamente avevo voglia di esplorare un colore che io uso parecchio, quindi provare a fare cose diverse. In questo caso ho deciso di proporvi un disegno che io ho riciclato più di una volta, cioè queste rose molto semplificate, molto astratte, che però fanno una certa figura. Dopo nel video vi metterò anche le foto delle volte che le ho fatte, vi fate un'idea come magari sulla mano completa. Però intanto, se volete venire a vedere come le ho fatte, spero vi piaccia. Allora, queste rose nere su nude sono un disegno di cui mi sono innamorata. In realtà l'ho già riproposto più di una volta, l'avete visto anche sul blog. È un disegno semplicissimo perché fondamentalmente partiamo da una base nude. Potrei farlo con l'acrilico, ma posso farlo anche con gli smalti, perché tanto in questo caso parliamo di sagome piuttosto irregolari e piuttosto grandicelle, per cui in realtà non vado a essere troppo penalizzata magari dalla scelta di utilizzare uno smalto, perché comunque sono parecchio stilizzate, non ho la pretesa, ma quando mai, di fare qualcosa che sia estremamente pittorico. Le mie rose hanno anche delle fogliettine, anche loro molto abbozzate. Essendo dei fiori un pochino grandi, non ne faccio tante su un'unghia. È vero che voglio riempire, però insomma, arrivo a farne magari un paio. E quindi vado a riempire poi con le foglioline. E qualche piccolo chiricoro, perché no? Dei boccioli. Si sta asciugando lo smalto. Ecco, quello sarebbe l'unica motivazione per cui potrebbe essere carino farle in acrilico, perché almeno andremo a ovviare il problema dello smalto che si asciuga. Disegno molto semplice, eh? Anzi, parliamo di stilizzazione, quindi non venitemi a dire che non è micropittura, perché, che scoperta, non lo è. Non voglio fare one stroke, non voglio fare niente del genere. È una rosa molto semplice, molto stilizzata. Adesso vi metto magari anche foto e foto di quelle che ho fatto in passato. Comunque, vedete che è una cosa velocissima da fare. Spero vi piaccia.